Benvenuti in un nuovo video sul mio canale di Mastro Andrea e oggi vi mostrerò come fare la prima mano, la prima passata, il colore che ha scelto la mia cliente è il blu e in più vi farò vedere, siccome ho avuto una richiesta particolare, di fare un riquadro sul lato, quindi mi metterò con la livella laser, vi farò vedere come e metterò del nastro che mi faccia da guida su questa cosa qui. E ora vi mostro il procedimento. Prendo il laser in questione, so già la distanza che mi devo posizionare, ok, vado a misurare. Ora forse dal video sì, si vede leggermente. Metto la linea laser, ora vado a misurare se la distanza è corretta. Sì. Perfetto. E ora andrò a mettere del nastro da cima a fondo. Controllo che abbia la stessa misura sopra, che ovviamente non è importante, perché cerchiamo di andare a livello. Il nastro lo dovrò mettere al lato esterno del laser, della linea laser, perché se lo metto all'interno, quando passerà la calce, prenderà anche lo spessore, diciamo, la larghezza del nastro, invece a me interessa quella che resta. Allora, come potete notare, ho messo il nastro su tutti i quattro lati, quindi sia in orizzontale che in verticale, a una distanza che ho già preimpostato, che è di 10 cm, in modo da creare un riquadro. Allora, quando andiamo a stendere la mano del blu, in questo caso è la prima mano, anche se sotto abbiamo già come supporto il bianco che ho fatto come prima mano di stesura. La passata è molto più semplice perché il prodotto verrà assorbito in modo molto più uniforme e omogeneo, in quanto sullo stesso prodotto la calce viene assorbita in modo migliore. Schiacciamo bene vicino al nastro perché poi quando lo andremo a rimuovere si creerà una sorta di gradino che poi andremo a colmare quando andremo a rifinire con il bianco, perché anche sulla riquadratura bianca sulla riquadratura esterna, scusate, il bianco verrà lucido, quindi però lo farò in un secondo momento, non l'ho fatto prima per ovvi motivi, comunque è una mia scelta. Come già potrete notare un po' dal video, la parete, la stesura risulta molto omogenea e più riusciamo a stendere bene il prodotto
migliore e più facile sarà la lavorazione della terza mano, che è la parte un pochettino più delicata di tutto il procedimento. Faccio questo breve video per dirvi che purtroppo nella fase di montaggio della calce antica, quindi la seconda e la terza mano che avrei fatto insieme, purtroppo l'ultima mano, quindi quella di lucidatura, è andata persa. Quindi purtroppo il video che ho pubblicato è solo della, diciamo, prima mano, che poi sarebbero due, quelle di colorato che vado a fare, perché l'ultima è quella di lucidatura. E quindi l'ultima mano non ce l'ho, non la possiedo più, però mi impegnerò a portare questa terza mano, farò magari meno metri quadri, quella parete, questa parete in questione è di circa 10 metri, 9 metri quadri, ne farò magari una più piccola da 4-5 metri, tanto alla fine cambia poco, soprattutto, certo, non un metro quadro, perché sennò lì sarebbe troppo semplice farvi vedere solamente la lavorazione, se ne trovano tante, quindi su almeno 4-5 metri quadri riesco a farvi vedere alcune piccole cose, alcuni piccoli accorgimenti. Quindi questa cosa che devo fare per voi, ovviamente, che farò per voi, la devo fare a mie spese, perché purtroppo prima che mi ricapiti una cliente che voglia fare una parete di questo colore,
passerà del tempo, quindi mi impegnerò a portare io questo contenuto ed è a mie spese. Quindi anche per questo motivo supportatemi, iscrivetevi al canale perché cerco di portarvi i contenuti dei lavori che io faccio e non, quindi anche dei piccoli accorgimenti, delle astuzie che possono esservi utili. Ok? Quindi iscrivetevi e supportatemi. E ci vediamo, spero di farlo nel minor tempo possibile. Nel frattempo pubblicherò altri video. Uno tra questi, piccolo spoiler, il montaggio di un mobile. Ci vediamo alla prossima e ciao!